Vincent! Siamo contenti? Sì, siamo contenti. Ascolta, mi dispiace, io non ho capito il tuo nome. Ho capito il tuo, Vincent. Giusto, ma non ho capito il tuo. Mi chiamo Gerda e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda. No. Voglio solo che sappiate quanto... Voglio solo che sappiate quanto ci dispiace che le cose siano andate a puttane tra noi e il signor Wallace. E noi ci siamo messi in questo affare con le migliori intenzioni, davvero. Non... Oh, scusami, ho spezzato la tua concentrazione. Ah, non volevo farlo. Per favore, continua. Io non sono assolutamente soddisfatto del dibattito che abbiamo avuto e se la si mette in questi termini, diciamo che questi 4 anni non sono piaciuti ad alcune persone perché hanno perso 4 congressi consecutivi con i militanti di Radicali Italiani, grazie anche al fatto che si sono fatte delle cose che anche personali, cioè si è mandata la gente per strada togliendole il lavoro perché ci sono delle persone intoccabili che si possono permettere qualsiasi lusso, sono dei falsari e ho scoperto stasera che non sono gli unici. Allora, probabilmente nessuno si aspettava la tenuta di alcune persone che per 4 anni si mettessero a fare non violenza, organizzassero dei gruppi di azione, venissero ai congressi e li vincessero. Probabilmente a questo non ci aveva pensato nessuno. Se mi girano le palle, domani si vince il 5° congresso. Dicevi qualcosa a proposito delle migliori intenzioni, sì. Ma che ti prende? Ah, avevi finito. Interessante, ma non mi hai convinto, sai. Nella riunione di direzione che abbiamo avuto nel pomeriggio ho detto che se fosse rimasto quel tipo di giudizio politico, quel documento motivato in quel modo, perciò avevo detto se poi Rita viene lo straccia per me già è diverso, però visto che questo nessuno l'ha detto, ho detto che comunque io mi sarei candidato segretario del movimento. Di un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Marco lo sa, io sono qua, oggi è l'anniversario del mio ultimo lavoro, 4 anni per Radio Radicale. Ho avuto Radio Radicale, dopo 15 anni. Ho avuto dei contrasti con la società per la quale lavoravo, che è un compagno che firma quell'appello, era una cosa che poteva rientrare. Da che paese vieni? Cosa è un paese che non ho mai sentito nominare? Lì parlano la mia lingua? Io non ho potuto più tornare a lavorare alla Radio Radicale. Ho fatto una specie di satiagra nei tuoi confronti, perché speravo che... Nei tuoi confronti, non te ne sei nemmeno accorto, perché ho dialogato con te politicamente, ho parlato anche con te più volte di questo problema, però soprattutto ho portato avanti una linea politica non violenta, perché volevo dimostrare una cosa. Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì. Che quella persona che mi ha fatto quella cosa, per me era un tappo politico. Allora capisci quello che dico? Sì. Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Un tappo, cioè che impediva la crescita di qualcosa che a Napoli c'era, perché eravamo nel periodo dei movimenti e a Napoli sono fioriti e poi spariscono, però ci sta un casino, e tu lo sai. Allora, noi vedevamo quella possibilità. Abbiamo detto, abbiamo vinto un congresso, c'era Sergio Delia. E poi abbiamo iniziato a fare azione non violenta che ci ha portato a essere i primi in Italia a approvare l'anagrafe pubblica degli eletti, a portare tutte le lotte economiche di Michele De Lucia, abbiamo fatto la lotta tra le uniche città d'Italia, pensa che Napoli è stata l'unica città dove si sono raccolte le firme per la commissione d'inchiesta del Parlamento italiano sulla verità della guerra in Iraq, sul Napoli. Ok, abbiamo fatto un lavoro che è tutto documentato sul sito dell'associazione per 4 anni, costruendo dal nulla un'associazione che adesso ha più di 100 iscritti, che sono anche familiari detenuti. Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido 2 volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta?
con i quali si è fatto un lavoro. Noi siamo tutti i giorni sui giornali. Luigi Mazzotti è una persona che se va al mercato lo riconoscono tutti. Questa cosa forse non l'abbiamo saputa raccontare bene, ma per me è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita. E io sono felice di aver, adesso sono stato in rovina, mia moglie è andata via, ho sofferto cose che non auguro a nessuno, ma io ho tenuto su questa cosa perché vedevo la bellezza della cosa che ho visto crescere persone come Luigi, che adesso, sì, mi parlate di non violenza, cazzo, però ci vuole pure la ricerca della verità, la non violenza è pure empatia, stare là quando la lotta va male, parlare con, andare a visitare i carcerati, parlare con i parenti, cioè abbiamo fatto un lavoro bellissimo. È nero, vai avanti! Senza capire. Secondo te sembra una puttana? Cosa? Io oggi ho visto Emilio Martucci, un membro del Comitato Nazionale, che ha visto Pannella e si è messo a piangere. Piangeva Emilio come un bambino, perché dicevo, io non me lo merito questo. Sono anni che sto facendo un lavoro per Marco e non mi può dire che io sono il nulla. Secondo te, lui ha l'aspetto di una puttana? No! Perché allora hai cercato di fotterlo come una puttana? Non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto, Brett! Hai cercato di fotterlo! Emilio Martucci, un membro del Comitato Nazionale, un dirigente dell'Associazione per la Grande Napoli, sta qua. Ma a Marcellus Wallace non piace farsi fottere da anima viva, tranne che dalla signora Wallace! Martucci, Emilio Martucci. Leggi la Bibbia, Brett? Sì. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. No, scusami, perché io mi sto candidando a segretario di Radicalità. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti. Io sto spiegando un lavoro che è stato fatto. E dalla tirannia degli uomini malvagi. Perché volevo collaborare con Rita, volevo collaborare con te, volevo collaborare con Irene Testa, però Radicali Italiani, perché potevo arrivare anche alle persone che stanno giù, è quello che si aspettano. Radicali Italiani, grazie a Mario Saderini, ha creato dei gruppi di lavoro su varie tematiche. Io e te abbiamo lavorato insieme un anno con Irene Testa, abbiamo pensato manifestazioni, abbiamo avviato quel lavoro dei parenti, dei detenuti, e si è fatta la manifestazione, quella lì, proiettando le cose. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. Dopo quell'anno bellissimo, dove a Napoli abbiamo incardinato la lotta, in varie città, quelli che l'hanno voluto fare l'hanno fatta, facciamo la prima riunione dell'anno e Irene Testa ci comunica che lei non può più coordinare quel gruppo perché deve pensare alla sua associazione. C'eri pure tu, mi ricordo che mi incazzai come una ieri. Da allora quel gruppo non si è convocato più, però per una compagna che poi quell'anno si è candidata, non mi ricordo se era a tesoriere o a presidente. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. In questi anni abbiamo anche portato, visto che venivamo da una diciamo esperienza in un certo campo, abbiamo cercato di portare delle innovazioni per Radicali Italiani per entrare nella modernità di internet. Abbiamo fatto la prima web tv che ha trasmesso unica in Italia, Emma Bonino, che presentava la sua campagna elettorale. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Dallo scandinato, non ci riuscì, con un iPhone abbiamo fatto la cosa su tutti. Insomma, questa cosa poi è stata anche sperimentata dalla Radicali Italiani, è stato un esperimento che si è autofinanziato, si è lavorato con social network. Adesso qui ci sono giù anche ragazzi che usano questi strumenti e si aspettano novità, il voto telematico, la partecipazione Skype, tutte queste cose.